Grandi Puccini, per Marco. Grandissimo. Grandi Puccini. Grandissimo, noi siamo appena rientrati, Andrea, da quelle splendide serate di Bruxelles e abbiamo ottenuto un enorme successo con le iniziative pucciniane, abbiamo presentato degli inediti, c'è stato un bellissimo spettacolo a cui hai anche partecipato e dobbiamo dire che da questo punto di vista io sono un pochino in disaccordo con quello che è stato appena detto, non tanto per polemica ma così per puntualizzare il mio pensiero, perché io ritengo che è vero che quando si parla di Toscana e si parla di un accento, diciamo, museale e anche un po' ragnateloso, ci si riferisce sempre ai soliti cliché importantissimi e fondamentali che sono quelli dei nostri grandi pittori, Rinascimento, eccetera. Ma è anche vero che per quanto riguarda la Toscana, la storia della Toscana e il nostro passato di toscani, soprattutto dalla seconda metà dell'Ottocento e per tutto il Novecento, noi siamo i primi a non conoscerlo. I nostri amministratori sono i primi a non conoscerlo. E le dico subito questo, nel campo del cinema, per esempio, e nel campo del nostro passato cinematografico, noi abbiamo la prima città del cinema muto, la prima città del cinema sonoro, abbiamo i grandi registi, un regista che per esempio quando andiamo in Francia ci fanno tanto di cappello, che è Mauro Bolognini. Lei pensa a proporre qui in Toscana un'iniziativa dedicata a Mauro Bolognini. Quanti sono gli amministratori che l'accetterebbero? Il compito in fondo di Europa Cinema, che io mi appresto a dirigere, è proprio questo, cioè di far parlare Europa Cinema con un linguaggio toscano per proporre la Toscana in Europa, ma la Toscana di oggi in Europa, che appunto anche il mondo accademico e gli amministratori non conoscono per niente. Daniele Michelucci, che collabora con De Santi al Festival Pucciniano, no? Esatto. Non solo al Festival Pucciniano, ma anche a tutte le Europa Cinema e al Museo del Cinema, perché non si è ancora parlato di questa nuova entità, di questa nuova realtà che sarà il Museo del Cinema a Viareggio, a Villa Borbone. Bello, bello. Questa è un'iniziativa molto importante. L'iniziativa di Piermarco? Naturalmente un'iniziativa di Piermarco. Un anno fa il centro ne pensa, no? Nel museo proprio, in una teca, così però, io voglio stare così. Per animare le iniziative del museo. Sì, molto volentieri, mi chiamo anche Battaglia, che hai visto? L'abbiamo fatta, finalmente siamo andati a ospiti a Villa Borbone, a Viareggio. Sai che era un progetto che noi volevamo portare invece a Tirreni. Sì. Purtroppo come in un certo modo questo va chiesto ad altri, non a me. Io sono contento così. Devo coinvolgere Pieroni oppure no? No, perché già che ci siamo, vero? Bene, comunque pieno di energie, per Marco. È assolutamente pieno di energie. Tra l'altro c'era, prima ho avuto modo di parlare con chiamiamolo Pinocchio, Andrea Balestra. E tra l'altro, ecco, abbiamo subito parlato con il direttore artistico del Museo di Europa Cinema, che sta preparando un documentario sulla storia di Pinocchio, che ho saputo ha delle difficoltà, magari chiediamo a Pieroni se... Sì, io sto ultimando, perché ecco, un documentario, e noi saremmo magari lieti di poter essere una sede in cui presentare questo lavoro. A me farebbe piacere, anzi. Europa Cinema e al Museo del Cinema di Viareggio. Andrea, da quello che ho capito ci sono delle difficoltà, però se puoi... Sì, noi... 100.000, no, a noi basta molto meno comunque, con 30-40 mila euro va bene, uguale. Insomma,